Ciao a tutti! Oggi prepareremo il calzone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola, farina di tipo Manitoba, acqua, lievito di birra fresco, olio evo, sale e zucchero. Per il ripieno, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio, origano, mozzarella tagliata a dadini e salame. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la semola, la farina di tipo Manitoba, l'olio, e il sale. Ed azionare il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in due parti e lo stenderemo su un piano di lavoro infarinato. Stendere con il mattarello. Condire con la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio, sale, pepe e origano. Il salame, e la mozzarella. Richiudere su se stesso dando la forma del calzone. Sigillare bene i bordi. Lasciar lievitare in forno spento per 30 minuti e ripetere l'operazione con l'altro impasto. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i calzoni, cospargere la superficie con la salsa di pomodoro condita. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 10 minuti, successivamente abbassare la temperatura a 180 gradi e proseguire la cottura per 15-20 minuti. I calzoni sono cotti, serviamoli. Calzone, grazie e alla prossima ricetta!